Cari lettori di Vivo Umbria, mi chiamo Enrico Paci, faccio parte dell'associazione culturale Compagnia Teatrale Medem di Città di Castello. Vado a presentarvi un'iniziativa che è nata in questo periodo in cui i teatri sono chiusi e le persone non possono frequentarsi dal vivo. Ci siamo chiesti come compagnia teatrale come potevamo fare a svolgere ancora il nostro mestiere, quello di intrattenere un pubblico. E ci è venuto in soccorso questo classico di Gianni Rodari, Favole al telefono. Gianni Rodari, di cui tra l'altro ricorre il centenario dalla nascita, e in questa raccolta lui immagina un babbo che lavora lontano da casa e tutte le sere chiama la propria bambina per raccontarle una storia, la storia della buonanotte. Abbiamo pensato fosse un buon modo garbato per entrare nelle case dei nostri spettatori e creare una piccola parentesi di leggerezza in queste giornate così pesanti di clausura. L'iniziativa è nata un po' per gioco, poi ci è sfuggita di mano e solo i primi 3 giorni abbiamo ricevuto 450 prenotazioni. Si sono uniti agli attori della nostra compagnia, gli amici di Sarabanda Teatro di Perugia, di Malacos Museo di Città di Castello e di Associazione Genitori per Di Umberti e tanti altri volontari lettori. E stiamo ripetendo dal 22 marzo al 25 marzo e ancora riprenderemo il testimone, perché è una staffetta che stiamo facendo con l'associazione Damatra di Udine, dal 29 marzo al 1 aprile. E vi ringraziamo per queste adesioni, c'è tanto bisogno di favole, quindi prenotate.